Ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale YouTube e sulla mia pagina Facebook. Quindi torniamo a fare qualche video anche qui della scrivania, visto che non sempre ho la possibilità di filmare tutto e fare qualcosa di pratico. Oggi vi voglio parlare in modo molto diretto di un argomento che secondo me suscita molto scalpore e tante persone non riescono a darsi una spiegazione del perché alcune cose sono effettivamente come ve le mostro e come le tratterò all'interno di questo video. Quindi oggi parliamo di perché non riesco a fare la verticale. Ovvero, spulciando un po' sul web, voi vedrete che diverse persone che sono effettivamente competenti nel dire quello che vi sto per dire qua, sostengono che non ci serva molta forza per fare la verticale. E io sono abbastanza d'accordo con questa cosa, però non al 100%, nel senso che ci sono diverse situazioni e che si presentano quando una persona prova a fare la verticale. In alcune di queste situazioni la persona potrebbe percepire zero fatica a fare una verticale, in altre situazioni la persona potrebbe percepire una fatica disumana. Addirittura la stessa persona messa in una situazione potrebbe percepire zero fatica, messa in un'altra situazione potrebbe percepirne tantissima. Ma com'è possibile? Se si parla sempre di verticale, perché in un contesto una fa fatica e nell'altra invece non ne fa? Allora, adesso vi presenterò diverse situazioni e se voi prendete una persona e la mettete in queste diverse situazioni, vi darà dei feedback completamente diversi. Soprattutto se presenta delle caratteristiche peculiari, come per esempio una tecnica non corretta oppure una mobilità di spalle non adeguata. Quindi partiamo intanto dal dire quello che secondo me è il fattore limitante nella verticale. Il fattore limitante nella verticale non è la forza negli arti superiori, non è la mobilità negli arti inferiori, non è l'equilibrio. Il fattore limitante è la mobilità delle spalle, perché voi se guardate come l'uomo costruisce i palazzi in giro per il mondo, non li costruisce mai messi così, o messi così, o messi così. Costruisce un pezzo sopra l'altro. Questi pezzi che sono perfettamente impilati predispongono la struttura a sostenersi nel modo migliore possibile e, tra virgolette, senza fare fatica. Ecco che se voi andate a disallineare alcuni di queste unità, il sistema inevitabilmente farà più fatica a stare su. Quindi voi partite da questo presupposto: se avete un deficit di mobilità delle spalle, non riuscirete ad allineare in modo ideale, parlo di modo ideale, tutte le singole unità, tutti i singoli giunti per fare meno fatica possibile. Questo vuol dire che nel contesto della verticale esistono due modi per farla. Entrambi i modi sono efficaci, solo uno è efficiente. Sono due cose completamente diverse. Una cosa è efficace quando ti permette di andare da un punto A a un punto B. Quindi ho un allineamento di merda perché non ho una buona mobilità articolare, avrò comunque un allineamento che è efficace perché mi permette di stare su, ma non è efficiente perché non è quello che mi permetterà di stare su senza fare pochissima fatica. Invece, ho un'ottima mobilità, ho un bel allineamento, è efficace, sì, perché mi permette di andare da un punto A ad un punto B. Punto. E allo stesso modo è efficiente perché mi permette di andare da un punto A a un punto B e fare meno fatica possibile. Quindi ragazzi, tutti possono stare in verticale, c'è chi ci può stare in modo efficiente, c'è chi non ci starà mai in modo efficiente. È ovvio che l'efficienza nel contesto della verticale vi permette di gettare le basi per qualcosa di più complesso, come può essere per esempio una verticale di impostazione, un piegamento in verticale, la verticale agli anelli, la verticale ad una mano, la verticale ad una sbarra, prona, supina, longitudinale, come cavolo volete. Ok? Quindi tutto quello che vi dirò adesso parte da dopo il concetto di allineamento. Se non c'è l'allineamento, è ovvio che chiunque potenzialmente potrebbe fare fatica, perché se non c'è allineamento, stare su diventa inevitabilmente più difficile. Ora invece andiamo a vedere le diverse situazioni dove una stessa persona potrebbe avere difficoltà a fare una cosa e potrebbe non avere difficoltà a fare l'altra. Quindi, perché quando è che una persona potrebbe trovare facile e quindi non avere nessuna difficoltà a fare la verticale? Quando fa la verticale schiena al muro. Quindi semplicemente se mette le mani abbastanza vicine, spinge su, slancia con le gambe, arriva a toccare con i piedi,
ha la testa sufficientemente al muro, vicino al muro, non riesce ad andare avanti con le spalle e di conseguenza riesce a rimanere su. La maggior parte del peso è scaricato dal muro, più di tanta fatica non farà. La stessa persona, se invece la mettiamo 40 cm più distante dal muro e non è in grado a livello tecnico di controllare l'entrata o non ha mobilità di spalle, nello slanciare inevitabilmente non riesce ad aprire le spalle, andrà avanti con le spalle, non fa in tempo ad arrivare con i piedi al muro prima di andare avanti con le spalle, e quello che succede è che non riesce a trattenere il peso del corpo con la muscolatura delle spalle e si fracassa il pavimento. Quindi la stessa persona, di fronte allo stesso approccio che è schiena al muro, vediamo come può trovare una difficoltà oppure non trovarne nessuna. Lo stesso approccio lo possiamo vedere con la verticale pancia al muro, ok? Una persona che per stare in verticale pancia al muro si limita ad andare con le mani ad una distanza sufficientemente ampia dal muro, scaricherà la maggior parte del peso sul muro e rimarrà completamente in appoggio su di esso, perché la maggior parte del peso è in caduta, quindi c'è meno una componente verticale inevitabilmente, e quindi potenzialmente potrebbe fare meno fatica. La stessa persona con le mani a 5 cm dal muro, e magari la stessa persona non ha una buona mobilità di spalle, inevitabilmente l'unico modo che ha per avvicinarsi tanto al muro, visto che non riesce ad aprire questo angolo, dovrà buttare le gambe dall'altra parte. Quindi inevitabilmente si sentirà cadere, farà una fatica abominevole a tenere aperto il cingolo scapolo omerale, e quindi la stessa persona in due condizioni diverse, da una parte farà più fatica, dall'altra farà meno fatica. Vediamo la terza condizione. Quindi una persona che ha un buon allineamento, sa cosa vuol dire avere un buon allineamento, e una buona mobilità di spalle, fa l'entrata dalla posizione di affondo, arriva su, allinea tutti i segmenti corporei. I segmenti corporei sono come le unità, singole unità di un palazzo. La persona rimane su, è allineata, scarica il peso perfettamente, più di tanta fatica non farà. La stessa persona magari quando fa l'entrata è in grado di gestire bene l'affondo, spinge bene con le gambe, sa di non andare avanti con le spalle, quindi c'è anche una buona tecnica dell'affondo. La stessa identica persona che non ha un buon allineamento, non ha mobilità di spalle, che ovviamente influenza l'allineamento, non conosce la tecnica dell'affondo. Cosa succede? Che quando spinge con le gambe, inevitabilmente avrà una propulsione, passatemi in termine, orizzontale, le spalle tenderanno ad andare in avanti perché la persona non sa che deve rientrare con le spalle e raggiungere un buon allineamento, oppure si trova ad andare avanti con le spalle perché non ha una buona mobilità delle spalle. Quello che succede è che la persona si trova, tra virgolette, nella parte superiore di una planche press, non ha abbastanza forza nel trattenere la posizione con le spalle, la persona collassa al pavimento e si spappola al pavimento. Il secondo scenario, sempre in questa situazione qua, qual è? Che la persona non sa che quando va in verticale il modo più facile è partire e mantenere già i gomiti estesi, perché con il blocco articolare riesco a sostenere meglio il peso. Andrà a flettere leggermente i gomiti, non ha sufficiente forza nei tricipiti e nelle spalle per recuperare la flessione del gomito e una incompleta flessione delle spalle, e si spiaccica con la testa al pavimento. Quindi spero di avervi portato, ragazzi, un po' di luce su questa diatriba di quanto è difficile fare la verticale e quanto non è difficile. Perché, come vedete, non c'è una difficoltà assoluta che è sempre quella per un individuo, ma in base alla situazione in cui si trova l'individuo, io posso avere che la stessa identica persona presenta estreme difficoltà nel fare un esercizio. Se invece le condizioni sono leggermente diverse, mobilità, tecnica, via dicendo, lo stesso esercizio potrebbe apparire facile. Quindi mi capite che fare la verticale non è calciare, stare su, equilibrio, c'è molto di più sotto. Ora, se volete capire cosa, c'è un bellissimo video corso sulla verticale sul mio sito, dove potete anche provare una demo, oppure potete contattarmi e, nel caso avessi disponibilità a livello del coaching, iniziare a lavorare con me e vedere dove si può arrivare. Se non siete convinti di quello che vi propongo io, andate sulla mia pagina Instagram, guardate un po' di risultati dei miei allievi e quanti di loro sono arrivati a fare una verticale. Qualcuno verticale di impostazione, qualcuno semplice normale, qualcuno verticale ad una mano, chi più ne ha più ne metta, va bene? Qualcuno anche verticale agli anelli. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video.